Salve ragazzi, cari amici del web, quest'oggi parleremo di un argomento molto interessante per tutti coloro che ci seguono nel nostro gruppo su Facebook Bitcoin Italia. Io con questo video desidero fare una presentazione del gruppo affinché si riescano a capire quelli che sono i meccanismi che ci uniscono fra di noi e lo scopo del gruppo, perché molti sono i novizi che entrano nel sistema Bitcoin, vogliono interessarsi, conoscere qualche cosa, e molti sono sospettosi sul fatto che dietro il Bitcoin ci possa essere un'organizzazione segreta, la Spectre, un qualche cosa che trae vantaggio a far entrare altra gente nel Bitcoin come se ci fosse uno schema Ponzi, ovvero un sistema multilivello dove chi tira dentro gente ne trae un vantaggio, una percentuale, con un sistema piramidale. Ecco, questo non c'è e ci tengo a precisare anche quelle che sono le affinità che uniscono tutti noi nel gruppo, perché per me è una cosa molto importante. Allora, mi sono messo in questo modo qua, in questo conciato, in questo sistema qua, perché ho visto un altro video di una persona, un tale Stefano, che fa ho scoperto oggi che fa dei video molto belli, e ha fatto un video praticamente che era ad orso nudo. Perché ha fatto questo video ad orso nudo? È un video simbolico perché voleva essere agli antipodi di coloro che fanno i video con la camicia di seta, in giacca e cravatta, i cosiddetti traders, promotori finanziari, che fanno il video vestiti in modo classico, elegante, con il file di attirare dentro tanti polli nei loro sistemi. Lì veramente il mondo della finanza è veramente un mondo tutto in bolla, e quindi l'immagine, vendono la loro immagine per attirare dentro gente magari più sprovveduta, perché il vero ladro non è quello che all'apparenza potrebbe sembrare ladro. Il vero ladro è quello che veste in giacca e cravatta. Quindi torniamo alle motivazioni del gruppo. Ecco, come è nato il gruppo Bitcoin Italia, qual è il suo scopo e quali sono le sue finalità? Allora, la storia è molto lunga e voglio parlare più che altro della filosofia che c'è dietro questo gruppo. Io da tanti anni, da prima che iniziasse Zuckerberg con Facebook a costruire un sito social, io mi occupavo già di piattaforme social che ho creato io, ma le ho create con un sistema molto innovativo che in qualche cosa c'è anche dell'affinità con il Bitcoin. Qual è questo sistema innovativo che io voglio anche riportare questa l'anima che regge questa mia idea all'interno del gruppo? Quando io avevo creato il mio sito social, che è stato presumo il primo, perché io parlo di 6-7 anni prima che nascesse Facebook, cos'è il sito social? È un sito che crea una community, ovvero ognuno entra dentro, si iscrive, può avere una propria bacheca messaggi, gli album fotografici, può creare la lista amici, cioè le funzioni classiche che permettono l'interagire fra gli utenti fra di loro, cioè non un sito passivo dove un blogger ti butta della informazione, ma un sito che ha delle stanze di comunicazione, che possono essere dei gruppi, cioè che ha delle funzionalità che permettono ad ogni utente di avere una sua visibilità, una sua importanza ed interagire con gli altri utenti. Io, nel mio concetto di social, cosa avevo fatto? Avevo fatto il sito social decentralizzato, ovvero non vi ero un'authority, io come creatore che potevo essere l'admin, il supervisor, quello che volete voi, non ho mai utilizzato queste funzioni, ma mi sono limitato a fare, diciamo, il ruolo di webmaster, cioè senza potere amministrativo. Come ho fatto tutto questo qua? Come è creato questo sistema? Praticamente ogni utente poteva dare un voto di stima ad altri utenti che avevano una stima sulla fiducia in base a quello che scrivevano, al loro carisma, alla loro utilità
nel dare informazione ad altri utenti, ognuno riceveva un voto. Questo voto ricevuto dagli altri utenti, te singolo riceveva il voto degli altri che ti seguono, a sua volta con una formula matematica molto complessa, nel senso che se un cazzaro ti dava 5 stelle di voto di stima, però lui stesso non aveva una stima, non ti accresceva il tuo carisma, mentre se una persona molto stimata dagli altri utenti di gruppo a sua volta ti dava un buon voto di stima, ti accresceva il tuo carisma, mentre se una persona stimata ti dava un voto negativo, vuol dire che anche te ti declassava, cioè non è un voto come nella politica dove anche un testa di cazzo dà un voto, ogni voto vale uno. Era un voto ponderato. Cosa succedeva? Le persone acquistando stima con questo voto ponderato ottenevano la facoltà di diventare amministratori, ottenevano dei, diciamo, dei cosiddetti superpoteri. Loro potevano cancellare, eliminare dal gruppo i cosiddetti troll dei gruppi, potevano bannare delle singole risposte ai post nelle bacheche, cioè avevano acquistato il loro potere di poter interagire e moderare e controllare il gruppo. Però non sono stato io come ideatore del gruppo a dare il potere a qualcuno. Io ho sempre rifiutato di avere un potere extra all'interno di questo sistema. Cioè, io sono sempre stato uno che ho voluto puntare su un sistema democratico dove queste funzioni di poter moderare, poter dare un orientamento al gruppo, non ero io a deciderle, ma venivano affidate dalla collettività. Ecco, questo è un po'. Siccome poi quando è nato Facebook, io ho fatto la pacchia perché a me creare il social network, aggiornarlo, creare funzioni innovative e tutto il resto mi portava via molto tempo. Io poi sono la persona più lenivi, come si dice in italiano, fancazzista al mondo. Per me mettermi lì a fare una modifica al software, aggiungere una feature, aggiungere un sistema, aggiornare il social, diventava pesante. Quando è partito Facebook, e io ho fatto i salti di gioia perché praticamente io il social network lo creavo per diletto, per temi di mia pertinenza, dove ero interessato io. Essendoci una società multinazionale che si è messa a farmi concorrenza, per me non è neanche stata una concorrenza, ho evitato di fare tanta fatica e ho fatto degli altri sviluppi software che mi hanno aiutato nel raggiungere i miei scopi. E hanno avuto molta più visibilità di quella che avrei potuto avere io, perché io non ho alle spalle delle strutture grosse e potenti che potevano dare voce alle mie invenzioni, a quello che facevo io, a quelli che sono i miei scopi. Perché dico questo? Nato Facebook, mi sono messo lì e ho creato i robot che entrano su Facebook. Io ho la profilazione di tutti gli utenti di Facebook. Io mi sono preso 200 SIM telefoniche, le ho autenticate tutte, ho fatto degli account che sono pilotati dai robot con diversi server con IP sparsi in giro per il mondo. I miei robot cosa fanno? Entrano su Facebook, guardano di ognuno, fanno una profilazione, guardano dove hanno messo i like, guardano i libri che si legge quello qua, la tendenza politica. Addirittura se tu non metti informazioni, riescono comunque a capire le cose su di te, perché tu basta che metti mi piace un messaggio di un personaggio politico, metti un mi piace o segui, sei iscritto a dei gruppi che parlano di finanza, comunque sia, in base anche a quello che tu fai, le tue interazioni, anche se tu non metti i like, diciamo, vedendo dove sei iscritto, le pagine che segui, quello che è, lui comunque riesce a fare la profilazione di tutti. Io del mio profilo
siccome io mi occupo dal punto di vista professionale, il mio profilo Facebook sicuramente è il più vecchio di tutti quelli, ma sono dei primi iscritti a Facebook perché io mi interesso dell'argomento. Io non metto mai i mi piace su niente, so com'è il sistema e io non mi faccio profilare. Tutti voi vi fate profilare. Sappiate che c'è gente come me che butta dentro 200 robot su server in giro per il mondo. Quei robot lì cosa fanno? Vanno dentro come gli scarafaggi e girano pagine, pagine, trovano gruppi, pagine, e quando trovano utenti vanno e lo profilano, lo schedano. Io so vita, morte mia, se devo fare un gruppo sul Bitcoin, il mio gruppo su Bitcoin sarà sempre quello che avrà più visitatori perché io ho la tecnologia per tirare dentro le persone nel gruppo. Infatti, quando ho fatto io il gruppo del Bitcoin, io ho impartito ai robot delle istruzioni che non fossero prettamente concentrate solamente sul Bitcoin. Perché ho detto, voglio diffondere il discorso del Bitcoin anche su gente che è interessata a investimenti, che già fa trading, che già fa operazioni, voglio diffondere anche fra di loro la conoscenza del Bitcoin, come per allargare, diciamo, il discorso. Per gente potenzialmente interessata è stata, diciamo, individuata e invitata nel gruppo. Come lo è stata gente che non era potenzialmente interessata, ma già che trattava di Bitcoin. Io ci metto 5. Adesso il gruppo ha 20.000 iscritti, non lo so. Se io voglio, prendo, do ordine a una dozzina di miei robot e mi portano il gruppo a 40.000 iscritti. Io non sto lì a guardare il problema degli iscritti, ce l'avranno gli altri che devono ancora stare lì a fare le cose manuali, click, vedere quello. Per fare i miei iscritti ci metto magari 2 settimane. Allora, perché vi ho detto questa cosa qua del robot? Perché siccome io i robot hanno tirato dentro, attratto nel gruppo gente che non fa Bitcoin, ma potenzialmente potrebbe interessarsi, visto che già fanno trading, finanza, così, è normale che nel gruppo è pieno di rompicoglioni che arrivano dal mondo della finanza online, un mondo che è uno schema Ponzi, un gigantesco schema Ponzi. Ma loro non se ne accorgono e dicono sempre Bitcoin bolla, bolla, bolla Bitcoin, quando in bolla è tutto il sistema macrofinanziario mondiale, dove costoro l'unico guadagno che possono fare è fregare qualche commissione alla povera gente facendo il trading con i soldi degli altri, perché l'85% dei trader è in perdita e non l'ammettono. Che vincono, chi sono i pesci grossi, quelli talmente grossi, di chi sono il Financial Times, l'Economist, tutti i magazine del settore finanziario, sono di proprietà dei pesci grossi che di fatto sono quella percentuale piccolissima di holding, di organizzazioni, di individui che fanno veramente guadagno sul mondo del trading. Qual è quindi il problema? Questa gente che viene nel sito ogni tanto rompe i coglioni, Bitcoin bolla, questo scoppierà, tutte queste minchiate qua. Sono cose che, essendo dei tontoloni, perché gente che sta dentro a pesce da anni in un sistema dove ci perdono tutti, facendo ingrassare quella piccola percentuale che detiene i giornali, quindi può fare aggiottaggio in maniera perpetua. Questa gente qui sono anche un po' dei tontoloni. Per intenderci, adesso c'è quel fenomeno che si chiama, io non vivo in Italia, scusatemi, ho un po' perso l'italiano. C'è un fenomeno, non mi ricordo come si chiama esattamente, ma sono stato coinvolto anch'io in questo fenomeno. Ve lo spiego. Ah, il bullismo, il bullismo. Quando noi andavamo a scuola, che c'erano quei bambinetti sfigati, nevicava e erano palle di neve, li prendevamo a palle di neve. Succedeva qualcosa, le subivano tutte loro. Questi trader sono i tontoloni sfigati, gente che dopo hanno ragione, a loro modo di vedere, hanno ragione a incazzarsi con noi, fare delle discussioni un po' da cattivi, così, ma noi siamo bonaccioni. Io ho
ho la fortuna di avere tantissimi collaboratori molto bravi a fare i moderatori, non cancelliamo mai o non banniamo mai nessuno dal nostro gruppo. Ecco, proprio ci tengo a dire che noi trader li prendiamo in giro, ma gli vogliamo bene. Il nostro scopo è evangelizzarli. Noi stiamo facendo un'operazione di catechesi, un'operazione proprio cerchiamo di aiutare questa gente qui ad aprire gli occhi, togliersi da questo problema. Chiaramente, gente così malata non ha solamente il problema del trading, è una scommessa, saranno anche gente malata di ludopatia, perderanno soldi di lì e anche nelle macchinette. Qui è gente che noi vogliamo bene a questa gente, cerchiamo di recuperarli, di farli ritornare alla ragione, di portarli nel mondo della razionalità e cercare di dare un aiuto a tantissima gente che purtroppo si credono esperti. C'è gente che magari ha anche capacità cosiddetti trader, hanno capacità matematiche anche notevoli. Il loro problema è che tutti questi schemi matematici che riescono a disegnare sui grafici, facendo anche delle elaborazioni col computer e compagnia bella, sono sì schemi matematici, ma non portano niente perché il costrutto è tutto empirico. Non esiste una legge che da un grafico può determinare l'andamento futuro anche solo da qui a poco, quando dietro c'è i pesci grossi che fanno aggiotaggio in continuazione. Il prezzo di tutto il mercato finanziario non è determinato da fatti oggettivi, ma per interposta persona. Chi è che va a vedere alla Fiat come sta andando la costruzione delle macchine o a scartabellare, capire gli ordini o a interessarsi internamente ad un'azienda a quello che succede? Non lo sa nessuno. Perché noi passiamo per un intermediario che sono i media, i giornali, cioè l'informazione non ci arriva in maniera diretta, ci arriva per interposta persona e guarda caso i giornali della finanza, dell'economia e di tutto quello che è, sono in mano a quegli altri miei colleghi trader che sono però parte di quella piccola percentuale che ci guadagna sempre. Per cui abbiamo un mondo di queste persone qui, in cui la testa sono ipnotizzati, sono stati, in teoria, se ci fosse un giudice, potrebbe arrestare anche i pesci grossi, perché facendo aggiotaggio, non è solamente un reato finanziario. Oggi ho letto di uno che in Italia si è preso 5 anni per aggiotaggio, è circonvenzione di incapaci, tutti questi tontoloni, un trader che da 8 anni arriva da noi nel gruppo e ci dice bolla Ponzi, 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 bolla. E oltre ad essere un rosicone, è anche una persona che è labile, che si fa circuire, che crede a tutto il mondo della fantafinanza, che dà il bue che dà del cornuto all'asino. Il sistema della bolla ce l'hanno loro, perché l'economia reale in realtà è una fanteconomia. Si poggia su tutti dei schemi finanziari che non hanno un costrutto o nulla di legato alla realtà. Mentre invece, cos'è che può sfuggire a queste menti labili? Cosa può sfuggire? Il fatto che il Bitcoin è una cosa astratta perché è informatica, non vuol dire che invece non abbia il costrutto con la realtà. Perché, per esempio, un software può dare delle funzionalità, delle utilità, che magari delle cose molto concrete, non so, uno schiaccianoci, l'utilità è banale, ci schiaccia una noce, mentre quello che è nel mondo dell'informatica ha potenzialità che possono essere anche molto elevate. E questo è il caso della criptovaluta, perché sta dando modo di incominciare un nuovo sistema epocale, ovvero il Bitcoin, visto che è decentralizzato, un po' come il discorso dei miei social network, queste cose qua, va a spodestare, a togliere dal trono il cosiddetto satrapo della finanza, che fa egemonia economica finanziaria non solo a scapito tuo, del piccolino, del trader, ma poi questo tipo di economia si ripercuote su tutta la collettività e addirittura il pesce grosso è talmente grosso
che riesce a determinare anche il legiferare dello Stato, perché molti pensano, ancora c'è gente che scrive, anche nel nostro gruppo, no? I soldi veri, i soldi dello Stato, i soldi non sono dello Stato, se fossero dello Stato il problema sarebbe già dimezzato a metà. Lo Stato, questi satrapi li prestano allo Stato i soldi e se li fanno ridare indietro con gli interessi, con un sistema matematico che alla fin fine lo Stato è costretto a indebitarsi sempre di più e il debito dello Stato si ripercuote sempre sulla collettività, se tu che sei costretto a pagare. Se io ti do, emetto valuta, ti do questo gettone qua. E l'anno prossimo ti dico, ok, me ne restituisci uno e mezzo, ma fisicamente o ti metti anche te a stamparli, allora gliene puoi dare uno e mezzo, ma se sono io solo che li stampo, te ne do uno e dove lo prendi te l'interesse da ridarmi indietro. Per cui, quello che volevo dire io, il nostro gruppo è un gruppo filosofico che fa proselitismo e informazione, cerca di dare un lume, una ragione a tutti questi cosiddetti trader che non sono nel nostro gruppo per caso, cerca di dare informazione, aprire le menti perché più si diffonde quello che è la bontà del Bitcoin, il suo meccanismo, più la gente diventa consapevole e più lo schiavo si libera delle catene. È una cosa molto importante. Per noi parliamo di una moneta decentralizzata. Che sfugge da tantissimi schemi, è un qualche cosa che sta avendo piede ed è giusto che tutti ne possano godere e riuscire anche a capire di quelli che sono questi meccanismi. Per cui, nonostante nel nostro gruppo ci sono tanti moderatori, non succederà mai che qualcheduno viene bannato per la sua opinione. Sì, certo, abbiamo qualche trader incallito che viene sempre lì. Ma cerchiamo anche di lavorarci anche questi qua. Da qui a un anno o due diventeranno anche loro dei nostri, non parleranno più di fantafinanza, di cazzate, di dollaro, gireranno la frittata, anche loro diranno che il Bitcoin è stabile, il dollaro in bolla, e verranno anche loro, il loro cervello verrà aperto e riusciranno a comprendere quelli che sono dei meccanismi molto semplici. Loro purtroppo non ci arrivano subito, anche perché se ci arrivassero subito al posto che occuparsi di finanza dove fanno quell'1 o 2% tutti gli anni, sarebbero già occupati del Bitcoin da almeno da 4-5 anni a questa parte. Quindi le loro possibilità sono queste qua. Abbiate pazienza. Un'altra cosa che voglio dire prima di chiudere, voglio essere anche molto veloce. Voglio proprio ringraziare di cuore tutti gli amici del gruppo, perché soprattutto tra il gruppo dei moderatori ogni tanto ci scriviamo fra di noi così. Ho trovato veramente degli amici che sono al di fuori di quello che è l'aspetto della passione su una cosa come può essere il Bitcoin, quello che è. Sono veramente persone disposte, se chiedi qualche cosa. Cioè si è creata un'amicizia che esce anche un po' fuori dagli schemi, ecco. Io poi sono amministratore il mio scopo non è quello del Bitcoin in generale. Il mio scopo io uso Facebook soprattutto dalla Russia a fini politici, a fare propaganda, a creare gruppi per plasmare le masse, per muovere le genti per circuire, diciamo, e in più anche tutti i più grossi gruppi di Facebook che trattano argomenti di mio interesse sono miei, tipo gruppo Startup Italia è il mio, il gruppo di programmazione, programmatori è mio, roba che c'entra con la Russia. Ci metto 5 secondi, per me basta che io do ordine ai miei robot, mi trovano l'utenza e ecco quello che volevo dire. Voi trader, voi pensate, tutti voi del gruppo, voi pensate di essere voi, di vostra iniziativa, di vostra intenzione, di esservi iscritti al gruppo per interessarvi dell'argomento. In realtà non è così. Io ve lo lascio credere, voi siete nel gruppo perché l'ho voluto io e sono stati i miei robot a cercarvi. Quindi, fatemi
Finita questa premessa, saluto tutti e ringrazio tutti quelli che ci seguono. E ricordate, i veri ladri non sono quelli che all'apparenza potrebbero essere, ma sono quelli che vestono in giacca e cravatta e vi raccontano un sacco di stronzate per arraffare i vostri capitali. Tant'è che i trader sono tutti in perdita, però chi affida loro i soldi, il loro servizio se lo fa pagare, anche se poi dopo non riesce a garantirvi quel 2-3% che vi ha promesso, lui ottiene profitto, ottiene perdite, lui i suoi emolumenti se li va a prendere comunque. Ciao a tutti e alla prossima.